da più parti io ricevo sfottò in relazione a quella vittoria al Superenalotto che io ho sbandierato pronosticandola in lungo e in largo, dicendo che non poteva venire ad altri che a me, dicendo che si sarebbe visto alla fine a chi sarebbe andato, confermando tutte le previsioni che erano messe in relazione a me, come la conferma che io sono il Padre nostro, quello sceso dal cielo, atteso nella parusia, è venuto in un uomo dalle mie sembianze che non esiste proprio. Io l'ho detto, io sono Er, consideratemi Er, il figlio morto descritto in Genesi 38. Io Er, come l'acronimo di Romano. In relazione a ciò, vi ho sempre portato a riflettere sul fatto che in quel brano della Bibbia, Genesi 38, fosse descritta la mia nascita. Io sono nato nel 38. Io sono Er. Io sono realmente morto e sostituito dal Padre, ma per opera della mamma, della madre grande, della grande mamma, che il 4 giugno del 1940, mentre io ero agonizzante, annunciò per bocca di una bambina a mia madre che la grande mamma del cielo le aveva detto in sogno di rassicurare mia madre che si sarebbe occupata e preoccupata di me e di non temere. E infatti io quella mattina vinsi la morte, come attestò il dottor Sabatella quando arrivò più tardi alle 11, dicendo: signora, questo bambino ha vinto la morte. Io in tutta verità non pensavo che ce l'avrebbe fatta. Queste malattie sono così. Arriva la crisi, o uno ce la fa o uno non ce la fa. Suo figlio ce l'ha fatta, ma io proprio non ci speravo nemmeno. Io in effetti quella mattina, nella normalità delle cose, sarei dovuto morire. Sono sopravvissuto per un intervento della nostra mamma del cielo. E ho sempre detto che tutto ciò è stato proprio evocato dal Gesù morente sulla croce quando disse: Eli, Eli, lema sabachthani, dicendo che le mamme sanno barattare il ni con il ra, il romano amodeo, celato nel baratta, cognome di mia madre, celato al punto da essere omesso e al punto che il baratta diventa battà, barattare, Eli, Eli, Dio Padre, Dio Spirito Santo, le mamme sanno battare ra con ni, con il Nazareno Jesus. Qui si parla di Roma. Si parla della lingua latina, si parla della mamma e si parla di due persone, due soggetti nati entrambi il giorno 25. Questo 25, io l'ho spiegato più di una volta, risulta proprio in quel Genesi 38, perché al momento della nascita, da Er che fu sostituito dal Padre Vero, nacquero due gemelli. Uscì prima una mano, ossia cinque dita. Quella mano fu cerchiata di rosso dalla nutrice e poi rientrò nel sesso di Tamar.
quel bambino fece uscire prima il fratello gemello. Uscì per secondo e fu chiamato il secondo, mentre il primo sarebbe stato l'antenato di Gesù Cristo, il secondo sarebbe stato chiamato Zerach. Nella Kabbalah, che assegna nella lingua italiana un numero alle lettere in relazione al numero d'ordine occupato da esse, Zerach, Hach, quell'H è una H, è 21 nella Z, 5 nella E, 16 nella R, 1 nella A e 8 nella H. È 52. Poiché Z è 21, indica mio padre, nato il 777. Nella scansione del 7 delle settimane, tanto che il 52, che è la somma di Zerach, sono proprio le 52 settimane di un anno intero. Anno intero che, se viene trasceso, ossia osservato nel verso trascendente, quello che noi usiamo leggendo il 52 da sinistra verso destra, e lo leggiamo nel modo divino, trascendente, da destra verso sinistra, è 25. Ora, quella mano uscita per prima, che fu attestata dalla nutrice, che disse, costui è chi è nato per primo, unito al secondo nato, che quindi era l'ultimo ma uscì per primo, sono riferiti a un anno. E avendo osservato l'anno nel 52 come settimane e il giorno 25 come l'inverso del 52, noi abbiamo che il primo e l'ultimo sono riferiti ai mesi, tanto che il primo è quello della mano, del R mano, del romano, che sono io. Quello che è uscito per primo è uscito nel primo mese dell'anno. Quindi l'anno è il 38 di Genesi 38, è uscito nel primo mese e il giorno 25. Mentre invece Gesù, nato per ultimo, è nel mese numero 12, ma entrambi nel giorno 25. Quindi il padre, che nel mio caso deve la sua sopravvivenza a quella mamma che procurò il miracolo in quel 4 giugno del 1940, è sostituito dalla madre. Padre e madre, papà e mamma sono un tutt'uno in relazione alla mia vita. Ebbene, il Super Enalotto è stato vinto da una associazione di 25 quote, 25 come il giorno, sia mio sia di Gesù. Una organizzazione per quote chiamata Mamma, e giocata nei pressi di Roma, in provincia di Latina. Il paese? Sperlonga. Spes in latino è speranza. R è proprio questo figlio R. Longa è la lunga speranza di R, in relazione alla mamma, in relazione a questo 25,
come vedete, questo gruppo che ha vinto in nome della mamma, ha vinto in nome di quel padre che è in me, perché la speranza lunga di R, questa che si rifà proprio alla Genesi 38, lì in provincia di Latina, che si fa al Romano, che si fa proprio alla Ermano, è inequivocabilmente un sostituto ideale di quella persona che sono io, ma che nel mio essere ideale è il padre nostro o la mamma nostra, che sono la stessa cosa, e sono proprio quella speranza che Genesi 38 dà a tutti attraverso quel figlio R, ed è una speranza veramente lunga, che parte con Genesi 38 e dura poi per l'eternità. Perché questo argomento riguarda proprio quello della presentazione finale che il padre e la madre assieme, perché Dio è un tutt'uno tra Padre e Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è un ente che in un certo senso è astratto. Si prende il suo corpo attraverso il legame con la mamma. La mamma è il sostituto umano dello Spirito Santo. E papà e mamma costituiscono il Padre e lo Spirito Santo nel risvolto relativo all'uomo. Ecco perché quel successo che io attribuisco non a me persona, ma a chi è in me come ente ideale e assoluto. Ed è proprio quella mamma nostra grande che è un tutt'uno con quel padre che io dico che è venuto in me e che è proprio tutto nell'ordine di quello che è scritto lì in Genesi 38. Poi basta osservare che tutti i numeri sono usciti, non i sei, ma tutti e otto sono usciti, tutti nel segno di Dio. Il 4 è l'unità e trinità di Dio. Il 26 è la parola Dio. Ma la parola Dio, nei casi relativi a me, riguarda il mio terzo nome, che è Anna, e che vale proprio quel 26, su quale io ho puntato. Poi c'è stato il 40, che è l'espressione a livello 10 dell'unità e trinità di Dio. Quindi, prima espresso a livello unitario, poi espresso a livello del ciclo 10. Poi c'è quel 54, che è proprio la Trinità nel suo potere, la Trinità nella sua potenza, è 3 al cubo. Ma quando si esprime per due soggetti, come il Padre e la Madre, o il Padre e lo Spirito Santo, è 3 al cubo più 3 al cubo, è 27 più 27, è 54. E poi 55 sono proprio quelle due mani della coppia vitale di R, che se presenta una mano però ne ha due. E poi c'è quel numero che viene dopo, che è stato il numero 67, che è proprio romano in assoluto, perché romano nel calcolo cabalistico delle lettere è 66 e 67 è il valore assoluto di 66. Il 41 è amor, il 78 è il mio secondo nome, esattamente Antonio. Quindi c'è il primo nome, il secondo nome, il terzo nome, tutto il modo trinitario di essere di Dio. Io ho vinto idealmente non per me, ma per chi è in me e che si è rappresentato attraverso la mamma.